Di cellule staminali se ne parla sempre di più in tantissime patologie e anche nel caso dell'artrosi, ed è stato appunto proprio il ruolo delle terapie rigenerative al centro di diverse letture che si sono svolte qui a Roma in occasione del sesto simposio dell'antiageno. Ne parliamo col Presidente della Società Scientifica del Convegno, col Professor Alberto Migliore. Allora, che ruolo hanno appunto le terapie rigenerative, in particolare quelle con cellule staminali, nei vostri pazienti, quindi soprattutto nei pazienti con l'artrosi cronica? E a me piace riassumere il problema dell'uso delle terapie con cellule staminali o prodotti rigenerativi nell'ambito intraarticolare in poche parole. Due parole io direi: che è una terapia promettente, ma c'è molto, molto, molto ancora da studiare. E vorrei spiegare. È promettente perché senza dubbio i primi dati, i dati in vitro, i dati sul modello animale ci fanno comprendere che esistono delle prerogative, delle caratteristiche che fanno di questi prodotti dei prodotti completamente diversi da quelli precedenti. Però esistono molti altri quesiti ai quali dobbiamo rispondere. In primo luogo direi che esiste un quesito dal punto di vista anche medico-legale, eccetera, tra terapie che sono terapie avanzate e terapie non avanzate. Quindi tra le terapie avanzate di alta manipolazione noi non li possiamo fare ancora, mentre il paziente può avere accesso alle terapie in cui il tessuto è minimamente manipolato. Quindi si fa l'estrazione del tessuto e poi viene rimpiantato un'articolazione. La terapia con cellule staminali propriamente detta, quindi isolate e coltivate, non si può fare perché, appunto, vi ho detto che è un trattamento ad alta specialità e terapia avanzata. Mentre invece quello che può essere fatto è l'estrazione di tessuto adiposo e il rimpianto di un estratto di tessuto adiposo nella cavità articolare. In questo senso abbiamo sia delle cellule staminali, ma anche molti pericidi, anche altre cellule che contribuiscono all'environment, a tutto l'ambiente, e che mantengono quindi le capacità rigenerative di queste cellule e quindi possono essere inserite come tessuto omologo, perché connettivo, all'interno dell'articolazione. Quindi in questo caso noi parliamo di terapia rigenerativa, però anche qui noi non abbiamo tutti i dati sufficienti per poter dire come farlo, quando farlo, a chi farlo. Esistono problemi per quanto riguarda da quale tessuto prenderlo, come trattarlo dopo che è stato preso, poi in quale fase della malattia, quali sono gli indici predittivi che ci dicono che funzionano e quale è il miglior prodotto di estratto di tessuto per la rigenerazione, in quanto dovremmo caratterizzare questi tessuti e quindi individuare dei fattori predittivi. Quindi torno a ripetere in sintesi: terapia altamente promettente, ma c'è molto lavoro ancora da fare.